Ciao a tutti, oggi gli spunti di lettura propongono Manco per sogno di Beatrice Alemagna. Si tratta di un albo illustrato la cui protagonista Pasqualina è una pipistrella di 3 anni che si accinge ad affrontare il suo primo giorno di scuola. Ma al richiamo sollecito dei genitori, la pipistrella urla talmente forte Manco per sogno da far sì che la mamma e il papà diventino piccolissimi. A questo punto prosegue il colpo di scena perché Pasqualina deciderà, di portare con sé i genitori a scuola e quindi li mette sotto la propria ala. Questo escamotage, ci permette di riflettere sul ribaltamento dei ruoli e il rovesciamento di prospettive. È un albo dalla parte dei bambini e può essere un aiuto per gli educatori, i genitori, gli insegnanti a riflettere su quanto il rapporto educativo, la relazione, abbia bisogno di porsi in un atteggiamento di ascolto, in assenza di giudizio. Bisogna guardare gli occhi degli alunni e cercare di capire le loro sensazioni, le emozioni, gli stati d'animo che, se ci poniamo in ascolto, ci parlano. Quindi, è un albo che invita a fare lo sforzo di guardare il mondo, attraverso gli occhi dei più piccoli. Ma questo è un insegnamento che può essere traslato, in ogni campo, in ogni fascia d'età. Perché per qualsiasi relazione è importante il mettersi nei panni degli altri, tant'è che i genitori di Pasqualina poi durante la mattinata, non è che se la caveranno poi proprio a gonfie vele, Pasqualina dovrà tenerli a bada, non riescono subito ad addormentarsi, non è che facciano i salti di gioia alla proposta, della mensa e quindi anche i genitori si rendono conto che ciò che, agli occhi magari di una adulto può sembrare così semplice, poi alla fine non lo è. I disegni hanno una forza narrativa che dialoga con le parole e adesso vi faccio vedere ad esempio una tavola, il momento proprio della svolta, diciamo narrativa in cui avviene la trasformazione dei genitori. È un albo appunto che consiglio a tutti e Beatrice Alemagna, di nuovo ritorna a parlarci di relazioni, a parlarci di molteplicità di prospettive, a parlarci di condivisione. Vorrei ricordare altri albi che comunque in un certo senso si legano a questo, che sono i Cinque Malfatti, ma anche La Bambina di Vetro, ma anche Mio Amore, sono albi in cui c'è sempre questa spinta, questo slancio a invitare a guardare con occhi diversi e con prospettive molteplici la realtà. E soprattutto mettersi in gioco con le relazioni. A presto!